Assessore Cappellini, nel presentare le iniziative in ricordo di Gino Bramieri, a 20 anni dalla sua scomparsa, è stato ricordato che era interista. Oltre a questo, lei lo ricorda per qualche barzelletta, per qualche momento familiare in comune? Come lo ricorda questa figura? Sì, lo ricordo anche a livello personale perché, come dicevo durante la conferenza stampa, ho avuto la fortuna di appartenere a una generazione che ha potuto vedere all'opera Gino Bramieri e quindi conservo diversi ricordi d'infanzia. I miei genitori erano appassionati e quindi si parlava spesso di lui, anche perché è stato, oltre che un grande attore, cabarettista, cantante, un artista a 360 gradi, e quindi dicevamo un applauso lungo un mese potrebbe dirsi benissimo un applauso lungo 20 anni, proprio perché dalla sua scomparsa ogni volta che si nomina Gino Bramieri scatta un applauso, un sorriso comunque garantito, quindi nell'immaginario collettivo è una figura che ha lasciato un segno importantissimo e ha fatto sorridere e divertire in maniera intelligente tante persone.